collegamento con noi dopo un post molto discusso, Marco Rizzo. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera. Ma cosa gli fai? Ma ormai lo inviti solo tu, ormai. No, è il tuo no. nuovo eroe, il nazi comunista. No, come fai a chiamarlo nazi comunista? Ma io nazi comunista. Ma lui deve dire qualcosa. Parenzo deve pure dire qualcosa. Però scusa, fascio comunista era il grande Pennacchi, fascio comunista. Lui è passato da Cossutta al nazionalsocialismo, a Marco Rizzo. Apprezzato da quelli di estrema destra, una roba pazzesca. Io mi farei due domande. Tu prova a spiegare. Proviamo a spiegare a Parenzo seriamente. Sì. Nel mondo, questa prosopopea che ha Parenzo, che ha il mainstream, produce danni per quelli che la dicono. Perché in realtà non vi credono più, Parenzo. Giusto. Proviamo a fare un'interrogazione ai nostri. E credono a voi populisti, c'entra? Ti piace pure qualcuno, Trump? Pensa come qualcuno, sei ridotto. C'è qualcuno che crede che nella baia di Palermo quella nave sia affondata per la bufera e non per un regolamento di conti tra servizi segreti e oligarchi occidentali? Complotti. Non c'è più nessuno che ci crede. E non credono a questo punto anche complotti? A tutte le altre vostre notizie. Tipo? E in America, tipo la guerra, tipo l'economia, tipo il green, tipo il cappotto termico, tutte queste stupidaggini. Neanche il cappotto termico va bene. Che servono. Ha ragione. Beh, certo, perché il cappotto termico la gente risparmia, poi spendi meno di riscaldamento e lui le chiama minchiate. Pazzesco. Ma guarda che non è un cappotto con se i bottoni. Se fai il cappotto termico spendi molto meno. Sono 50.000 euro minimo per casa. Ha ragione, chi te lo vuol far fare questo c'è il bonus termico. Di ristrutturazione i poi risparmi il riscaldamento perché ci sono meno spifferi che inquinano il mondo, perché l'inquinamento nel mondo è un problema. Scusa. Il 70% dell'inquinamento lo fanno le prime 100 multinazionali, non il signore che sta sotto adesso anche le scusami Marco, tu, Marco scusami un attimo, tu avresti autorizzato la manifestazione di Casa Pound a Bologna? Ma io credo che questo giochetto del fascismo-antifascismo serva a questa destra e a questa sinistra per non parlare delle cose. Ma l'avresti concrete. Autorizzato? Spiego, no, molto semplice. No, mi spiego meglio. Una volta avresti detto di no, America, adesso stai qua a strizzare l'occhio anche all'estrema destra. Pazzesco. È il fatto che ci sia da una parte il Partito che Democratico tragedia, fortunatamente guarda, sconfitto e anche il Partito Repubblicano è sconfitto. Perché Trump racconta un'altra storia, racconta la storia degli operai. Ma come fai a fare l'elogio della storia degli operai? Racconta, il miliardario tycoon, la storia degli operai? Ma che cazzo dici? Sì. Dall'altra parte ci facevano fare la terza guerra mondiale. Quindi è meglio Trump. Da invece Trump è buono, fa la pace adesso. Ha scelto questo. Ma certo. Ricordatevi. Tu sei bravo soltanto a sentire gli umori e a salire sul carro del vincitore. Togliere la destra e la sinistra arriva qua in Italia e vanno tutti a casa. Scusami Marco, scusami un attimo. Tu hai scritto contrario al fatto che un uomo possa gareggiare in una competizione sportiva di donne, perché dobbiamo abituarci a simili posizioni. Passato dalla sinistra a Trump. Incredibile. Aspetta, poi hai pubblicato però, scusami Marco, poi tu hai pubblicato però una foto che mi risulta palesemente falsa, quella della lottatrice là, com'era, della lottatrice. Ma io mi affido ai fact checker, no? Tanto quando pubblichi una cosa ci sono gli amici di Mentana. Ci sono questi che vengono a decidere cosa è bello ma e cosa che ci deve ci inventare? Che vuol dire ci inventare? Gente che lo fa per professione che sbugianda le bufale amici, che pubblichi anche i loro amici. E sono però gli stessi che sono per inviare le armi in Ucraina, cioè la ma guerra che c'entra col pubblicare falsità come dà, hai fatto? Non gli dà hai pubblicato una invece, cosa falsa. Ma io pubblico che cazzo voglio, Parenzo, però è falsa, però è falsa, però è falsa, però è falsa. No, io voglio dire che un uomo non può gareggiare in una gara femminile, perché è chiaro che è avvantaggiato. Ma vogliamo è dire falso. Tu vuoi partire per la guerra, la guerra col battaglione dei giornalisti. Facciamo un gioco. Se voi volete, riuscite anche, magari ci riuscite a fare la terza guerra mondiale. Sai cosa ti dicono gli uomini che devono andare a combattere? E invece che sei buono tu che vuoi l'invasione dei russi e la Crimea che è tornata nelle mani dei russi. Lo sai come funziona con le vostre stupidaggini? Che sai cosa
funziona? Che un uomo ti dice: questa mattina io mi sento donna, non posso andare a combattere. Bellissimo, bellissimo. Scusi, ma cosa te ne frega? Sei ossessionato da questa roba. Ossessionato. Marco, in una parola, tra Schlein e Vannacci, chi sceglieresti tu in un'urna elettorale? Vannacci 100 volte, perché ha fatto un discorso storico sulla pace contro la guerra. Sì, sì, lo sappiamo. Ma ormai ti sei completamente svenduto alla destra più retriva. Ti sei svenduto alla destra più retriva. La destra più retriva è quella dell'imperialismo del multinazionale. Il povero Cossutta si starà rivoltando nella tomba di averti fatto fare imperialismo. Devi imparare, Parenzo. Allora, il povero Cossutta si sarà rivoltato nella tomba. Fermo, che voglio dare altri due minuti al mio idolo di questi mesi, ma in realtà lo diventerà nei prossimi anni, Marco Rizzo, simbolo della ribellione, simbolo dell'eresia pura. Marco Rizzo, fermi tutti. La sicurezza. Allora, io dico una cosa: come ha fatto Maurizio Acerbo di Rifondazione Comunista a dire che Rizzo è un fenomeno da baraccone? Me lo spieghi, Acerbo? Lo vuoi ripetere, per favore, Acerbo? Beh, adesso non è ciao che... Cruciani, ciao Cruciani, adesso difendi pure Rizzo. Ma non ho capito, hai detto che è un fenomeno da baraccone? Un saltimbanco, un... buono per la tua trasmissione, nel senso... Ma come che ti permetti? Ma perché tu... Una caricatura di che... Una caricatura di comunista che va bene alla destra, diciamo. Ma che cazzo vuol dire un fenomeno da baraccone? Perché tu non vieni in questa trasmissione a esprimere delle idee ogni tanto. Che cazzo vuol dire? Anche tu allora sei un fenomeno da baraccone. Ma come ti permetti da definire uno fenomeno da baraccone? Io vengo da comunista, infatti non vengo nelle trasmissioni come la tua a darti ragione. Ma che c'entra? Al contrario di quello che fa Ma che c'è? Mica sono d'accordo con Rizzo su tutto, su alcune cose sono d'accordo, con altre no. Ma non ho capito perché per Rizzo te... Rizzo e Vannacci potete fare una comitiva. Una comitiva. Un fenomeno da baraccone, dunque un fenomeno da circo praticamente, secondo te. Beh, su questo ha ragione. Ma guarda, elementare la cosa, io rispetto le idee politiche di quasi tutti. E allora qual è il problema? Una credibilità. Perché una uno non può dire di essere d'accordo con Vannacci su alcune cose, non ho capito. Qual è la credibilità che mancherebbe a Rizzo? Non ho capito. Che ce l'hai tu la credibilità allora? Non ho capito. Io sicuro, Rizzo no. Rizzo no. Guarda, Rizzo ha fatto una scissione del nostro partito. Ma quello chi se ne frega, ognuno fa le scissioni che vuole. Il centro-sinistra. Aspetta un attimo, Acerbo, scusami. Aspetta un secondo, Acerbo. Hai detto che è un fenomeno da baraccone. Aspetta un secondo, Rizzo, vuoi rispondere a questa provocazione di Acerbo? Sì, allora. No, beh, ma Acerbo è un ragazzino. Davanti a me, se non me lo di baraccone, non l'avrebbe detto, perché uno si caga sotto. Quando siamo andati a salutare i cinesi, era lì che salutava tutto con lo sguardo basso, per la paura magari che soffio e cade per terra. Addirittura, c'è un caga sotto, dici? Un caga sotto. Ma certo, è un trotskista, quindi è un caga sotto. Adesso non arriviamo a queste cose, definizioni. Ma al di là di questo, che vuol dire che un trotskista? Al di là di questo, scusa, questo qua è un signore che gioca. Perché tu sei un ex stalinista, peraltro. Sì, perché c'è da vergognarsi? No, io parlo della storia. Queste cose sono consegnate alla storia. Comunque tu dici che è un caga sotto. Acerbo ha detto che sei un caga sotto. Scusami, aspetta. Acerbo, hai sentito? Ma guarda, ha detto che io è uno scontro tra lo 0,2% e lo 0,00%. Io non entro con... Rizzo parla. Ma con gli hai detto che sei un linguaggio da fascisti. Ma come da fascisti? Ma che vuol dire linguaggio Marco da fascisti? Mi fai parlare? Sì, ma lasciamo il passato. Lui parla con linguaggio da ZTL, perché non è mai ma stato ZTL, caro mio, io sono figlio d'operaio, altro che ZTL. No, però scusa, tu che frequenti i salotti, caro mio, tutti sanno che passi le giornate pensate nei salotti romani. Allora, però parliamo. Marco Rizzo è uscito da Rifondazione per sostenere il governo. Vabbè, ma chi se ne frega adesso? Mentre bombardava la Jugoslavia. Ma chi se ne frega? Ha fatto il parlamentare europeo congratulandosi. Ma chi se ne frega? Prodi per l'ingresso dell'euro. Ma è roba vecchia, dopodiché fa il finto stalinista. L'UE contro la NATO adesso finisce con un paraculo secondo te è un paraculo che pensa solo a fare 30 secondi Marco 30 secondi per farsi invitare come caricatura di comunista Rizzo. Ma no, io non ho bisogno di avere, guarda, scusate, lo dico, questo signore che parla è un poveretto. Io ho incontrato Fidel Castro, Arafat,
tutti i grandi della nostra storia. Acerbo cosa può fare? Che parla di me. Rizzo, se ne Acerbo parla di me. Ho capito chi è. Acerbo parla di me, io non parlo di lui, perché è il nulla, come le sue idee. Grazie, avanti tutta, io sono dalla parte del dottor Marco Rizzo, avanti tutta! Ma ti rendi conto? Ma scusami, ma... Fermi, forse c'è.